Ebbene sì, ci siamo di nuovo, è finalmente giunto il momento di un nuovo maxi aggiornamento per Windows 10 che veicola il consueto carico di nuove funzionalità, bug fix e correzioni. Ciao, sono Zana di Turbolab.it, nei prossimi minuti vedremo tutte le novità, le caratteristiche, le funzionalità introdotte dal nuovo Windows 10 20H2 aggiornamento di novembre 2020. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di entrare nel vivo della trattazione e vedere le 5 più importanti caratteristiche di Windows 10 20H2, qualche informazione preliminare. Innanzitutto, a partire da questa generazione, Microsoft ha abbandonato la dicitura anno e mese, quindi non si parla più di 2009, come ci saremmo aspettati seguendo la prassi precedente, ma di 20H2, ovvero 2020 e H2 per la seconda metà dell'anno. Il nome commerciale, nome marketing, è appunto aggiornamento di novembre 2020, anche se la distribuzione al grande pubblico comincerà fra novembre e dicembre 2020. Ricordiamo inoltre che già dall'anno scorso Microsoft ha finalmente interrotto la prassi di forzare l'aggiornamento alle nuove versioni, ma Windows Update si limiterà a segnalare la disponibilità del nuovo update, ma sarà poi l'utente che dovrà manualmente cliccare su aggiorna e installa per installarlo sul proprio PC. Niente più quindi aggiornamento automatico, perlomeno fino a quando la versione di Windows 10 attualmente installata sul computer non concluderà la sua fase di supporto. Un altro aspetto molto interessante di questo aggiornamento è che si tratta di un update leggero che si installa in modo del tutto analogo alle consuete patch che riceviamo ogni mese. Non è quindi necessario svolgere tutto il processo di provisioning, ma l'upgrade della versione precedente richiede veramente pochissimi minuti e un solo riavvio. Il modo migliore per ottenere Windows 10 20H2 è sicuramente quello di attendere la segnalazione di disponibilità all'interno di Windows Update e procedere da lì, però probabilmente sarà necessaria un po' di pazienza perché, come al solito, la distribuzione avverrà in modo progressivo e quindi non tutti i computer lo riceveranno immediatamente. Per chi non vuole attendere, ci sono come al solito la possibilità di aggiornare tramite l'immagine ISO oppure tramite l'utility di aggiornamento. Trovate come al solito tutte le informazioni nell'articolo che vi ho lasciato qua sopra. Cosa ci offre Windows 10 20H2 rispetto al predecessore? La primissima novità salta all'occhio quando apriamo il menu Start. In particolare, come vediamo, dietro alle icone qui nella lista di tutte le applicazioni e dietro i rettangoli, quindi alle tiles qui nel menu Start, non è più presente il colore principale che abbiamo selezionato per Windows, ma è presente appunto questa bellissima sfondo che riprende da vicino il tono che ci sta dietro, quindi è tutto molto più omogeneo e non c'è più quel forte distacco che invece c'era in precedenza. Si tratta sicuramente di un ritocco semplicemente visivo, ma che secondo me fa una grandissima differenza perché il menu Start ha ora un aspetto veramente più elegante, più moderno e più uniforme. La seconda novità veramente significativa di questa generazione è che il nuovo Microsoft Edge basato sul motore di Chromium soppianta completamente il vecchio Microsoft Edge di derivazione Internet Explorer che trovavamo in precedenza. Ora, come probabilmente ricorderete, era già possibile scaricare il pacchetto di Microsoft Edge basato su Chromium e installarlo, e quello che succedeva era che la nuova generazione si affiancava a quella vecchia. A partire da questa build di Windows 10, invece, il nuovo Microsoft Edge soppianta e sostituisce completamente il vecchio Microsoft Edge. Quindi, quando installerete l'aggiornamento, sparirà la classica icona blu di Microsoft Edge, versione classica che non sarà più possibile avviare in alcun modo. Al suo posto ci ritroviamo appunto il nuovo Microsoft Edge, che probabilmente molti di voi già conosceranno, con tutte le funzionalità appunto proprie di Microsoft Edge basate sul motore di Chromium. Il nuovo Microsoft Edge si lega al sistema operativo in almeno due modi. Innanzitutto, la prima novità riguarda appunto la gestione della combinazione Alt-Tab. Come vediamo qui ad esempio sul browser, io ho aperto 4 tab diverse ed ecco che all'interno della combinazione Alt e Tab vengono visualizzate 4 anteprime diverse che mi permettono di saltare direttamente all'interno della tab.
Questa è una bella novità perché appunto prima c'era un'unica anteprima che rappresentava l'intero browser web, mentre invece adesso, avendo una miniatura diversa per ogni scheda, possiamo selezionarla direttamente, pensiamo magari di avere tante applicazioni in esecuzione, e saltare direttamente all'interno della tab con un'unica mossa. Microsoft però ha anticipato il fatto che per chi ha tantissime tab in esecuzione potrebbe essere un po' noioso trovare e distinguere tante pagine insieme a tutte le applicazioni, e quindi ha aggiunto questa impostazione qua sotto all'interno di sistema multitasking, che permette di scegliere quali e quante schede visualizzare. Possiamo quindi visualizzare tutte le pagine aperte, quindi una miniatura per ogni tab, oppure ridurre alle ultime 5 tab oppure 3 tab aperte in Microsoft Edge, oppure selezionare solo finestre aperte per tornare al comportamento precedente e quindi visualizzare un'unica miniatura per tutto il browser. L'altra novità interessante è che appunto possiamo gestire meglio gli siti aggiunti alla barra delle applicazioni. Quindi da qua strumenti, aggiungere alla barra delle applicazioni, immaginiamo di aggiungere il nostro sito turbolab.it qua sotto alla barra, e ora passando con il mouse sopra alla miniatura oppure cliccandoci sopra veniamo rimandati immediatamente alla pagina. Entrambe le funzionalità che ho appena citato in questo momento sono appannaggio dello specifico Microsoft Edge, e comunque presumibile che anche Google Chrome oppure Mozilla Firefox vadano ad integrarsi allo stesso modo nelle future versioni. Un'altra novità interessante riguarda la gestione delle notifiche, in particolare la notifica inviata dall'assistente notifiche. Che cosa succedeva con le versioni precedenti? Che ogni volta che scattava una regola automatica per il silenziamento delle notifiche, compariva appunto una notifica dall'assistente che ci segnalava l'entrata in funzione di questa regola e appunto l'entrata nella modalità silenziosa. Era possibile disattivarlo anche prima, quindi non mostrare questo messaggetto disattivando e spuntando appunto questa casellina, però era necessario ripetere questa operazione di spuntare questa casellina per ognuna delle singole regole definite da, appunto, dall'assistente alle notifiche. A partire da questa iterazione invece Microsoft ha completamente disattivato per impostazione predefinita questa funzionalità, e quindi appunto quando scatterà l'assistente alle notifiche non riceveremo più un avviso. Non è niente di critico, però sicuramente è una scocciatura in meno, con un elemento in meno da dover gestire. L'altra novità in quest'ambito riguarda il fatto che ogni notifica ora mostra chiaramente l'icona del programma che l'ha generata, quindi ci consente di riconoscere l'origine di una notifica a colpo d'occhio, oltre al fatto che Microsoft ha finalmente sostituito quella maledetta freccetta nell'angolo in alto a destra con il pulsante di chiusura. Fanno la stessa cosa, quindi chiudono la notifica, però in precedenza appunto c'era una freccetta che non si capiva bene che cosa facesse. Ora Microsoft ha messo una più chiara X, che tutti capiscono che chiude la notifica. Un altro perfezionamento molto interessante riguarda tutti coloro che dispongano di un tablet con tastiera staccabile. In precedenza, infatti, ogni volta che si staccava la tastiera dal tablet, ad esempio come dai Surface, Windows chiedeva la conferma per entrare in modalità tablet. Ora non è più così. Il sistema operativo entra automaticamente in modalità tablet, quindi c'è una cosa in meno da cliccare. Altra cosina connessa è il fatto che il sistema operativo si ricorda l'ultima modalità nella quale eravamo prima di ogni spegnimento o riavvio. Quindi possiamo impostarlo di modo che venga ripristinata automaticamente l'ultima modalità ad ogni avvio. Per tante cosine e novità che arrivano c'è anche qualcosa che se ne va. In particolare questa iterazione di Windows 10 rimuove l'applet sistema dal pannello di controllo. Ovvero, che cosa significa? In precedenza, come probabilmente alcuni di voi ricorderanno, era possibile accedere anche all'applet sistema, appunto, del pannello di controllo per visualizzare le informazioni sul PC attualmente in uso. Ora, in questa iterazione è ancora presente il collegamento all'interno del pannello di controllo, il collegamento sistema, però quando lo clicchiamo si apre in realtà il pannello informazioni all'interno dell'app Moderna Impostazioni. Si tratta sicuramente di una buona scelta da parte di Microsoft. Infatti, oltre ad avere un aspetto molto più moderno e gradevole, il nuovo pannello delle impostazioni riporta tutte
tutte le informazioni e tutte le funzioni che già erano presenti in precedenza. Anzi, a partire da questa generazione c'è anche questo interessante pulsante copia che permette di copiare in un colpo solo la configurazione hardware del PC e anche questa parte qua sotto che riguarda appunto la gestione delle edizioni della versione. Per quanto riguarda invece la possibilità di raggiungere la serie di collegamenti che in precedenza era presente all'interno di sistema sotto pannello di controllo, gli stessi link sono presenti qui di fianco nella colonna di destra se avete la app a tutto schermo, oppure qui sotto ci sono appunto gli stessi collegamenti se avete l'app in finestra per aprire gli stessi percorsi che si raggiungevano da prima del pannello di controllo. Quindi in linea di massima non è andato perso niente. Notiamo che cliccando ad esempio gestione dispositivi si apre la plat classica del pannello di controllo, quindi quella ancora in stile Windows 95 per chi se lo ricorda. È sicuramente presumibile che anche questo tipo di schermate vengano piano piano integrate nella nuova app impostazioni, però per il momento sono ancora disponibili. Fra le altre cosine degne di nota vi segnalo l'aggiornamento dell'app Il tuo telefono, che a partire da questa iterazione ha un trick veramente molto interessante. Permette infatti di visualizzare e di lanciare su PC le app in esecuzione su uno smartphone Android. Quindi praticamente vedremo le app Android in esecuzione sul PC, anche se in realtà stanno girando sul telefono. Da lì potremo interagirvi con il mouse e la tastiera come una qualsiasi app di Windows e anche bloccarle sulla barra delle applicazioni. L'unica sfiga che c'è in questo momento è che purtroppo questo meccanismo funziona solamente se abbiamo associato al computer uno smartphone Samsung Galaxy, quindi uno smartphone Samsung Galaxy oppure un Samsung Galaxy Note abbastanza recente, quindi un apparecchio di fascia alta. Con tutti gli altri telefoni Android invece purtroppo questa funzionalità non è ancora possibile. Spero davvero tanto che questa cosa, che è veramente molto interessante, venga estesa anche a tutti gli altri apparecchi, però in questo momento non c'è nulla di chiaro o nessuna dichiarazione o volontà di farlo da parte di Microsoft, quindi probabilmente per il momento questa funzionalità rimarrà un'esclusiva di Samsung Galaxy. Tra l'altro, la cosa molto interessante è che in questo momento è possibile lanciare una sola app Android alla volta e visualizzarne una finestrella, ma Microsoft ha già anticipato che nelle prossime iterazioni sarà possibile anche lanciare molteplici applicazioni Android dal telefono e visualizzarle in parallelo in finestrelle diverse, quindi porteremo di fatto tutte le app del telefono direttamente sul PC. Bene, queste erano le novità più interessanti di Windows 10 20 H2. Come al solito fammi sapere nei commenti qua sotto che cosa ne pensi, se hai già dato un'occhiata alla lista delle novità, se c'è qualcosa che ti interessa, che cosa ne pensi anche del nuovo menu Start e se hai avuto modo di provare l'app Il tuo telefono in abbinata con un Samsung Galaxy. Fammi sapere le tue impressioni. Come al solito invece, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se potrai farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, Linux, Bitcoin, Internet e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Ciao, al prossimo video.